Chiusa un mese fa la stagione di Formula 1, si conclude anche quella della categoria Sport. Un'ultima occhiata alle candele mentre il cronometro scandisce i secondi e via alla 39esima Targa Florio. Ecco Fangio, uno dei tre assi della poderosa Mercedes. Ecco Castellotti, cavaliere solitario della Ferrari contro le macchine tedesche. Partono alla conquista del titolo mondiale su un circuito massacrante, quello delle piccole Madonie. L'hanno definito il più difficile e il più bello del mondo. Un rettilineo di 7 km e gli altri 65 di curve e di montagna. Un percorso da spezzare le braccia. Due piloti per ogni macchina non sono davvero troppi. A metà gara è in testa il 116, Castellotti. Secondo il 112, Fangio. Terzo il 106, di Farrington. Quarto il 104, Moss. Partito velocissimo, ma uscito di strada a una curva. Eccolo ai box dove, sotto la direzione di Neubauer, il signore grasso con bastone e cappello, possiamo ammirare la formidabile organizzazione tedesca per il rifornimento. Fantastico. Pieno di benzina e treno di gomme, tutto fatto in un minuto. All'ottavo giro, Moss e Collins, il suo secondo, hanno compiuto l'inseguimento e sono di nuovo in testa. Regolare la marcia delle altre Mercedes. Castellotti invece retrocede al terzo posto. La sua Ferrari ha sostato due o tre volte ai box. Moss, asso della nuova generazione, ha vinto battendo ogni record come alle mille miglia.